Deus! Adesso con lo Oscar ti sparo! Spadere saccheggio! La paura di un tempo! Oh, oh. Cretino! Guardate, è identico Spondere il saccheggio. Era proprio così, con tutto il lago, magazzino muffito laggiù. Lo so, io ho visto uno uscire dal tunnel. Eri tu? Oh, laboratorio della latrina, o per meglio dire, per tutti gli OG, fabbrica fiorente. Ragazzi, col mega cesso là sopra. Guardate che bello, è proprio Pinnacoli. E quella, ragazzi. Inserisci il codice Pazox all'interno dello shop di Fortnite se vuoi supportare questo creatore. Il tuo supporto garantirà tantissimi nuovi video e tantissime nuove stories. E sono Pazox e ben ritrovati in questo nuovissimo video, sempre in compagnia del tizio senza pass. Sono senza skin adesso, Gennaro, siamo nel capitolo 1. Esatto, perché ragazzi, il titolo non è clickbait. Pochi giorni fa il caro signor Monkey Simon ha fatto un video dedicato proprio alla vecchia mappa in creativa dedicata al capitolo 1, ovvero la stagione fine stagione 2 inizio stagione 3, e si può giocare per davvero alla prima mappa del capitolo 1. E ragazzi, ho aperto TikTok come social, non pubblicherò spesso, ma qualcosina ci sarà pubblicata, quindi sotto in descrizione potete trovare il mio TikTok ufficiale, e anche Monkey Simon ne ha aperto uno suo. Ma ovviamente, Simone, io vado a mettermi la mia prima skin che ho utilizzato quando la season era la season 0, quindi davano default colorati. E la mia prima skin non è stata Hawk, ma è stato... Dove sta? Quel bel ragazzone. Questo personaggio è stato il mio primo personaggio utilizzato all'interno di Fortnite Battle Royale. E atterrerò anche nel primo punto che io sia mai atterrato. Cioè, nel primo... Andiamo, Simone, pubblica. Che figo questo gioco Battle Royale, Gennaro. Hai visto, Simone? Si chiama Fortinite, eh? Sei tu, Simone, questo? Sono io. Guarda che c'è tizio senza pass, ma col pass. Puoi ballare, è vero. Hai visto, posso ballare anch'io. C'ho questo ballo, Simone, che l'ho preso nella season 2. Ti piace, Simone? Ehi, ce l'ho pure io. Che paura. Allora, ragazzi, questo è stato il mio primissimo luogo di atterraggio. Lì, ragazzi, c'è Pinnacoli, ma vi giuro, è fatto davvero troppo uguale. Tutto impaurito. Avevo trovato anche la trappola elettrica. Vi ricordate la trappola elettrica? Che faceva one shotava, se non sbaglio. Non lo so, non l'ho mai provata. Già non c'era più quando sono arrivato io. Guardate, ragazzi, vi ricordate di questa casa e di questo camion con tutti i container sopra, con magazzino muffito dietro? Che bei ricordi! Che ricordi! Io mi incastravo sempre qua in mezzo perché non riuscivo. Guardate, ragazzi, non riesco nemmeno a correre, perché un tempo, nelle prime season, a sfondo del saccheggio non si poteva correre più di così. Oppure sprecavi tutti quanti i materiali che ti eri sudato. Guardate, è identico a sfondo del saccheggio. Era proprio così, con tutto il lago, magazzino muffito laggiù. Lì c'è il forziere. E questa invece è la casetta. Io la casetta ci voglio entrare. Sono i falò posizionati. Voglio vedere se... Ah, questa qua. Ragazzi, la casa è identica. Persino il sacco dell'immondizia l'ha messo bene. C'è il vecchio motel, ragazzi, lì. Oh, guardate che bello, il vecchio motel. Oh, Simone, dove sei tu? Ragione, sì. Allora, per ora, ragazzi, non ci spariamo, perché la prima partita... Tu mi hai chiesto dove sono, io ti ho risposto che sono Jonesy. Però vedi com'era bella un tempo la mappa, perché... Ovviamente l'erba lasciatela stare, perché in creativa è il massimo, è il limite che si può fare. È un tappeto sintetico. Sì, però quanto erano belle le montagne così alte, che non ti permettevano di uccidere chiunque. C'era una bella cosa dietro Parco Pacifico, ovvero quella casetta che poi portava a Montagnone Maledette. Infatti, ragazzi, c'è anche il lama, quello tutto fatto in metallo. E c'è anche la sedia, quella gigantesca, che si trova al laboratorio della latrina. In questo posto, quando c'erano le partite quelle belle toste, ci andavo spesso. Io, che paura, Gennaro, stavo per spararti. Poi guardate Spiagge Snob, è identica. Lascia una recensione positiva su Steam. Metti nella lista di serie. Pozzo della pizza e poi il luogo dei container. E quello è il logo dei container, è proprio quello. Non è che gli somiglia, è proprio quello. Comunque sono dai container adesso. Ecco, Madonna, io facevo sempre questo, facevo.
mi ammazzavo a fare parkour e cadevo sempre, giustamente. Perché volevo sempre prendere il forziere qua dentro. Poi lascialo fatta. Capito? Fa ridere perché tu facevi video dove spiegavi alla gente come riuscire a fare le cose. Sì, come prendere i forzieri, come stare in vita. Del bunker, però andando verso magazzino perché c'era veramente il nulla. Con queste scale, le scale dell'agonia. Quando scendevi o salivi. Sei tu nelle scale? Buh. Che stavo per sparare tantissimo. Qui ci potevi piazzare i trappoloni incredibili. Sì. Lo so, io ho visto uno uscire dal tunnel. Ah. Eri tu? Oh, come vecchi tempi! Non da tryhard, cecchinate così. Oh, che bella la bomba ballerina! La mitraglietta tattica! Best mitraglietta ever. Guardate, ragazzi, da qua giù si vede come se l'edificio di rifugio ritirato. C'è tutto, però ragazzi. Si vedeva per tutta la mappa perché sì, era, sì, era altissimo. Sì. Guardate questo. Questo per i nostalgici. Penso che ricordano perfettamente che cos'è questo palazzo, questo edificio più che palazzo. Ma che bello il labirinto di Bosco Bladerante. Ragazzi, rifugio ritirato. Ah, me lo ricordo questo forziere qui. Me lo ricordo questo forziere qui nascosto. Eulà. Assalto blu. Qui ce n'era un altro, me lo ricordo perfettamente. Ah, il ruscellino, che ricordo. Io penso, ragazzi, Gennaro, che non è soltanto la nostalgia a parlare, ma anche il fatto che pure se era fatta con molta meno cura questa mappa, era comunque progettata meglio per esigenze di gameplay. Sì, io preferisco una mappa piccola ma piena di roba. Guardate lì, ragazzi, c'è il camion di una volta. Dio, questo è il luogo dei camper. Qui ci andavo pochino, perché... Qui ci andava Alex. Qui tantissimo. C'era poca roba, diciamo, però c'è sempre un forziere lì. Ehi, Fabio, non dovresti stare qui. Ma non tryhardare, dai. Devo tryhardare. Beh, in realtà lui sì. Vedo una scala tutta quanta morto. Di metallo che si sta che mi hanno cecchinato. Oh, fammi scendere. Ho proprio visto un tizio piombare giù da quella torre che si sta costruendo da sola. Ragazzi, non avete idea io di quanto mi stia divertendo giocare in questa mappa. Ma tantissimo. Cosa mai potrebbe andare storto in un tutto luogo come il magazzino muffito? Arrivederci, signora! Ora ti spara col mouse! Oh, adesso con l'Oscar! Ti sparo! Spada del saccheggio! La paura di un tempo! Oh! Cretino! No! Devono rimettere le trappole! Ma stanno... Dai! No! Dai! Ma che cacche che siete, dai. Persino qui in creativa. Ah, la prigione. Ui, lo scaracca viola. Quante stanze che c'aveva la prigione. Ma che ci sono i burger qua, mi ricordo, sì. Cibo. Ma che belle patatine. Che hot dog, ma che fame. Hot dog con gelato, poi. Che gusti. Ma soprattutto come mangiano bene in prigione, oh. Poi ci faccio un pensierino. Cacchio, veramente. Lande letali. Lande letali, Simone. Senza la montagna dove ci potevi passare dentro. Ma però lande letali. Quella è la casetta, quella maledetta casetta lì che se ci andavi... Dove c'è passato pure il cubo. Qui mi ricordo che in stagione 9 era spawnata una papera gigante, tipo. E quello lo ricordo benissimo, il camion dei gelati lì. Te lo ricordi il camion dei gelati indistruttibile? Al laboratorio della latrina, sì. Però dopo un po' di season l'hanno fatto. Anche nel cratere di magazzino. Questo non era nemmeno un punto di interesse. E c'era comunque una piccola città. Oh, laboratorio della latrina. O per meglio dire, per tutti gli OG, fabbrica fiorente. Ragazzi, oh, col mega cesso là sopra. Ma cacchio, è vero, me l'ho dimenticato della bellissima boschetto bisunto. Il mio primo luogo. Non hanno rotto, vero, il burger? No, eccolo lì, casa mia! Panino ancora non è andato da Drift! Già, c'è pure la casa quella lì. Quella casa farà una brutta fine perché, come il negozio di banana, gli piomberà una nave vichinga in capo. Ma che paura, non l'ho visto! Oddio! Mica cavolo, visto, quanto è realistica sta... sto vecchio Fortnite! No, eh? Vieni, Mar! Ti ho fatto male, eh? Come i vecchi però tempi. Gli scaracca non erano realistici. Il problema è che io sto guardando la mappa, la bellezza. Non sto guardando se ci sono giocatori. Oh, ma che bello. Nella mappa attuale è veramente orribile, ragazzi, il Durburger. Davvero orribile. Qui rende davvero benissimo. Io mi buttai a Boschetto Bisunto, che all'epoca si chiamava Greasy Group, perché appunto non era tradotto. Non c'era la traduzione, sì.
sotto consiglio di mio cugino che diceva: no, questo è il miglior luogo perché si trova la roba. Nel punto più famoso, penso, del capitolo 1, Pinnacoli pendente. Ma che bella, ma che bella. No, Simone, non è quella. Scusa. Ma che bello, con Boeing. Ah, questo edificio qui alla tua destra. Sì, due, quante volte sono morto? C'è ancora il segreto? Mi fecero l'agguato. Esatto, mi fecero l'agguato. Eccolo. Esatto, in questo bunker qua. C'erano due sotto la scala dove ti trovavi. E c'ho ancora la clip salvata. Sì, perché qua c'erano due forzieri, quindi era utile andare qua. Guardate che bello. È proprio Pinnacoli. E quella, ragazzi. Sono stupito di quanto sia stato bravo il creatore. È morto qualcuno qua. Ragazzi. Oh mio Dio! Oh, non l'ho preso! Come non l'hai preso, Gennaro? Guarda, 360, giro ricaricando. Rigiro, miro e muore. Lo sa. Dove è andato? È scomparso, no. Oh, no, ma mi fa cadere. C'erano le montagne, baby. Grazie, hitbox esagerata di questa creativa. Ma sta impappinando da solo? Ti stai a impappinare, eh? Mamma mia! No! No! Ma vai via! Che revolverata che io ho dato, amico! Come sconfitto? Vabbè, ma c'è un figo, guarda! Che dire, ragazzi, in descrizione, nei commenti, c'è il codice di questa mappa. Giocateci in tanti per tutti i nostalgici, perché è davvero bella e divertente e c'è quella genuinità di un tempo, davvero. Penso che giocheremo anche stasera in privato io e Simone con gli altri, perché è divertentissimo. Che dire, ragazzi, è stato bellissimo questo video. Noi ci vediamo con un altro video, con un dolcissimo e carnissimo.